No, basta, raga. Basta. Questo è un martello e questi sono i miei maroni. Boom! Ma? Oh, che cazzo è successo? Ho fatto boom troppo forte, ragazzi. È esploso tutto. Chat, c'è un problema. Il mio League of Legends è andato nell'altro schermo. Ah, si è staccato uno schermo, ragazzi. No, ho fatto boom troppo forte. I miei maroni erano talmente. Hanno fatto esplodere tutto. Beh, è finito. Ok. Saltati in aria tutto, ragazzi. Saltati. Era esploso tutto, ragazzi. Ho tirato un boom così forte che è saltato in aria il monitor. Si è spento il monitor, si è spostato tutto. Ma allora, io posso dire che non so se mi prendete per il culo quando mi fate domande come champion preferito per ogni lane, ma io posso star lì. Io vi giuro, io devo fare il FAQ. Devo fare il FAQ, il testo con tutte le domande. Perché io ricevo di continuo delle domande così a caso. Ma che domanda è? Qual è? O champion preferito per ogni lane? Cioè, adesso devo mettermi lì col taccuino a pensare ogni lane. Ma che ne so? Cioè, non è che sto a pensare champion preferito per ogni lane. Non è che ci penso, non è il mio pensiero ogni giorno. Mettermi lì a pensare. Champion preferito. Allora, top potrebbe essere questo. Questo è tier list campioni per ogni lane. Dopo 47 domande sulla BCS con che team sono? Se giocherò Corki alla BCS, se giocherò Shaco alla BCS, quando inizia la BCS, quando sono i gironi, che team ci sono? Mi devo beccare champion preferito per ogni lane. C'è neanche il solito champ preferito che tanto la risposta è sempre quella. Mi invento, ne scelgo uno. A caso tra Shaco, Nasus, Jax, così tanto. Come se potessi avere io un champion preferito. Cioè, capito? Però per ogni lane, così proprio così ci devi pure pensare del tutto. Perché sento così basso? Mi sa che ho tirato un boom troppo forte, è andato tutto a puttane. Perché devo giocare contro sti campioni di merda, oh? Oggetto preferito per ogni champ. Bellissimo. Chat, ma si è abbassato l'audio di League, mi sa, con il mega pugno del Super Saiyan. Boh, sarà un'impressione. Penso si è abbassato l'audio delle cuffie e basta. Sì, si è abbassato l'audio delle cuffie. Vabbè, sì, si è abbassato l'audio delle cuffie, ragazzi. Grazie di queste bellissime domande, ragazzi. Grazie mille. Grazie mille, ragazzi. Grazie. Champion preferito per ogni lane.
Facciamo il documento delle domande. Compresute quelle di Yu-Gi-Oh! Fieric, ma è buono X mazzo? Fieric, il deck fotonico è forte? Mi consigli il deck Dragopolvere di stelle? Giochi il deck Exodia? Cosa ne pensi del Marzone? Cosa ne pensi di Blur? Basta dire sempre sì. Sì, sa la mia risposta ufficiale a tutto. Dicendo sì non puoi mai sbagliare. Oddio, no, forse mi sono venuti in mente un po' di scenari in cui potresti sbagliare. Lo ammetto. Sono venuti in mente un po' di scenari in cui forse non conviene dire sempre di sì. È tempo di mettere un po' di Shaco Bobsks. Shaco Roblox. E chi viene in top lane? Diteli che venga, almeno ho la possibilità di forse fare una kill. Ma scusa, come fai a tradare con un champion che tanto c'ha... Ma basta pingarmi, ho capito che c'è qualcuno, e digli che venga! Ma magari venisse qualcuno, non viene nessuno. Porca miseria, il coltello a caso. Always bad ADC. Perfetto. Ok, basta fare così. Biscottino. Oh, c'è Titta comunque, quindi boh. Ok, andrei back a sto punto. Invece mi sa che... Una Nintendo Switch con lo scaffo. Mi dedichi una kill con la mossa dell'albanese. Ecco qua, Tara. Non so se della mossa dell'albanese è ufficiale questa. È stata la mossa del tunisino, questa la chiamiamo. Perché? Non ne ho idea. Eccola, eccola. Arrivata puntualissima, visto? Grazie mille, Tara, del sub. Oddio, oddio. Va bene. Cosa ci mostra questo game? Le grosse palle vi mostro. Stasera sono in mood di risposte. I miei grossi testicoli. Dai, ma non era così vicina quella... Oh, ma che cazzo vuoi, bambina di merda? Piatti il pugnale. Ma perché, ecco, non mi ganka? Cioè, sono qua che piazzo tutte le mie belle Shaco Box. Beccati questo! An
Boh, ma tanto non c'entrano più nelle box questi, sono tutti studiatissimi. Cioè tu le piazzi, ma questi ti ignorano appena ti avvicina la wave, ti attaccano. E uff. No, cazzo, era invulnerabile, non ci ho potuto tirare il pugnale. Che due coglioni. My bad qua, devo aspettare. Vabbè. Qua deve cliccare un tasto. Ha resettato l'autoattacco. Oddio, l'attacco wireless, se no non la prendeva perché ha resettato l'autoattacco. Cosa sta succedendo? 130201. Perché siamo. Peccato. Mercury first item, giustamente. Così si risolve ogni problema. Di più un po' inutile personalmente. Ma... lì potevo killar, ma l'ho sbagliato io, eh. Cioè, sia chiaro. Ok, il campione Gwen is immune. Ovviamente è una rottura di coglioni allucinante, però lì ho sbagliato io, lo ammetto. Ok, comunque ora che abbiamo Blackfire Torch mettiamo la box e shottiamo la wave e siamo contenti di ciò. Report Kate, nemmeno sa. Oh, tutti si flammano bene. Mi ha shottato la box. No, perché la box non l'ha firata? Cos'è partito un minion? Perché non è partito il fear? Che pazienza ci vuole nella vita, ragazzi. Che pazienza ci vuole nella vita. La seconda volta FF prende il minion anziché Gwen. Ragazzi, ma che devo fare? Con una Q mi toglie metà vita. E shotta anche le box. Non lo so. Potevo giocarmela meglio, però. Resto spesso, 400. Ah, lei non c'ha il TP, quindi in realtà riesco a pusharla abbastanza fast. Questa, beh, oddio, una cannon wave, quindi abbastanza fast è un parolone. Riesco a pusharla, eh. Just a little bit closer. Tanto le frega un cazzo, lei tira dritto.
È immune, non posso mettere l'ignite, madonna. Aspettare ad avere la ulti, no, vero? Vabbè. 7 secondi alla ulti, brother, non lo so. Potevi aspettare quei 2 secondi in più. No, vero. Vabbè. Tutte le lane perdono. 4 uso su 4. Premi alt W quando hai il crono animazione fa piazzare W. No, non sapevo il trucco. Ma certo che non sono bronze, ragazzi, sono silver o gold. Voi direte, Fiere, ma non sono anche silver o gold. Invece sì. Lo so, ma infatti io con questo account... Io non... Cioè, questo account è qua, lo sto giocando un po' per salire, no? Io non riesco ad arrivare in silver. Ok, con i pick scelti da voi, però non c'è... Ero bronzo 2 e sono stato... sono sceso a bronzo 3 stasera. In 3 partite. Vabbè, quella non posso più ucciderla. Andiamo oltre. È una cannon, sì. Purtroppo sì. Proxiamo, tanto non possiamo fightarla lei. Cioè, proprio tempo perso. È imbattibile. Proxiamo. Ma si era abbassata a ste cuffie del cazzo. L'audio si sente bene in live, vero? Per capire che qua uccidi altri qua. Io non uccido nessuno proprio. Un sciacquo AP. Come faccio a uccidere Lucian fiddato? Ok, allora boh, sono le mie cuffie che stanno abbassando a caso di audio. Muoiono intanto. Vabbè, questo era quello 0-3. Diciamo, ecco. Allora, che facciamo qua? Il Luciano è fiddato. Ciao Deido. Ciao caro, mi hai detto che hai fatto un team bellissimo. Facciamo tutti i complimenti. Gwen fa il cazzo che le pare, tanto. Ecco. Boom, metà vita. Rip. Morto di danno collaterale. Lei mi interessa, lei clicca al tasto. Oh. Quasi, brother, quasi. 187 minion, 5-1, ci sta. Sta imparando, dai. Allora, io ho un piano. Io abbandono la top e vado a dare utilità. Lei prende tutta la top, ma noi possibilmente prendiamo altro. Tanto che perdiamo tempo a fare, cioè.
Sarà giusto il secondo game con Gwen? Sì, sì, sì. Ma sta imparando, ragazzi. Eccomi. Ok, ok, avete visto? Avete visto, ragazzi? Ha funzionato il piano. Cosa accade qua, ragazzi? Io non c'ho la ulti. Ah, non penso che Ciccio Bello lì... Ah, è andato mid, ok. Avete visto? Ma per funzione basta semplicemente non andare contro Gwen. Cioè, è così facile, veramente. Sto registrando, sì! Buonasera, signor Rick. Contro Gwen non vinci? Abbandona la lane, vai a fare qualcos'altro. Sarà però di qualcun altro. Molto semplice. Addio. Grazie Ricky Gonzalez per i 2 mesi, bentornato. Grazie tante. Mm. 7-2. Non male, sembra forte il ragazzo. Si vede che si sta impegnando. Click! Che bravo Vegar, porca miseria. Ah sì, Gwen ci sta aprendo la base. Però, cioè, capita anche ai migliori. Ci può stare. Succede. Sì, 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 la uccidi sicuro. Oh, però c'ha la Magic Resist la V, eh. C'ha Magic... 10-1 è piena di Magic Resist. Ah, e allora devi combattere te. Non devo andare io top, è semplice. Sappiamo chi deve combattere. Che è sta ulti, ecco. Almeno uno scarso legit esiste. Meno male. Ok. Aiuti, pappagelli! Nice. E forse... Forse, ragazzi, forse. Sta partita ha del potenziale. Adesso Vegar, guarda, se li farma tutti lui. Tanto io non servo, quindi inutile che sto a farmarli io. Si farma tutti Vegar. Lei andrà a stompare anche la bot. Io ovviamente non posso fare nulla fisiologicamente per fermarlo, quindi... Quindi ci penserà qualcun altro a fermarla. Cioè è proprio così. Non è che sto trollando. È che se vado là non faccio niente. Quindi non mi sembra proprio una buona idea. Se voglio dare una mano al mio team per vincere, devo fare qualcosa che non sia andare da Gwen. Oppala. Però posso chiuderla se non la uccidono prima, cosa probabile. Colpo dell'albanese. Avete visto? Killata.
Oh, l'ho chiuso. Attenzione, lo sciacchello. Ridendo e sterminando ammazza tutti. Ridendo e sterminando. Bastava semplicemente allontanarsi da Gwen. È incredibile, ragazzi. A volte basta davvero poco per brillare. Stavo 1-5, ora sono 6-5. Coincidenze? Chat, voi pensate che io mi prendo in giro e faccio tremare? Se io fossi rimasto top, ok, contro Gwen, mi avrebbe aperto il buco del culo. E non avrei fatto un cazzo. Avrei difeso a malapena. E talmente avrebbe comunque stoppato la top, report top, GGVP e via. Capito? Invece, andando da Rutilite da altre parti, è vero, abbiamo perso il Mitor top. Però tanto ce lo perdevamo comunque, perché mi avrebbe stompato lo stesso. Capito? Almeno... almeno in questo modo riesco a dare ad utilità. Qua c'è poco da salvare. No, 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 sta... bene. Barra di HP scomparsa. Grazie James dei Beats. Cosa facciamo qua? An ally has been slain. Enemy double kill. Non lo so. Ah. Perché V è così forte? Ma... posso dire che... anche lei gioca da pochissimo, ragazzi. Ma si vede che ha appena iniziato. Si vede, ragazzi, che ha appena iniziato. Si vede che ha appena iniziato la ragazza. Visto? Niente, mi stava per shottare sotto torre, però almeno non l'ha presa. Bene, è ora di andare via. We did our best. Ma sono tutti molto dotati questi nuovi player, ci sta. Le nuove leve. Che cazzo, mi sono preso un colpo, ragazzi. Mi è venuto un infarto. Che volete da me? Ma cosa volete? Oh. Ehi, Bobby! Ma tu devi star cambissimo. C'è pure le contro, io non ho parole. Il Sergio! Sergio preso. Ok.
Aiuto! Oh no! Stanno un po' prendendo per il culo qua. Tutti di qua, non date fastidio alla Shaco Box. Vabbè, rip. Era impossibile prenderli tutti i minion. Fare il trenino, la fila indiana. Guarda, ecco, sono qui. Ulta, ulta, ecco. Oh, aiuto! Tic. È ora di fare la specialità di Shaco. Iniziare a piazzare Shaco Box a rotta di collo. No, ti do una mano. Cioè, guardate quanti trinket rossi, quanti trinket blu. Buh! Io muoio di danno collaterale. Ma che vuoi da me? Ok, Bobby. Vabbè. Zuc! Mossa dell'albanese. Basta, non posso più far niente. Le box, le box. Tonk. Attacco alla torre, attacco alla torre. Non so come sia stato possibile, ragazzi. V17-2. Ok. Capisco. Ok, era esploso tutto lo schermo. Abbiamo vinto a casa. Un po' sì. E anche il pick di Chobba lo abbiamo fatto. Vediamo l'Elo DV. Vediamo, vediamo. E io, ragazzi, me la sono giocata al meglio di come potevo farlo. Cioè, appurato che ha vinto la top lane, appurato che era più forte di me, il suo champion era più forte di me e in quello spot era più forte di tutto, era più forte di me, io ho fatto il possibile, cioè mi sono mosso per la mappa dando il mio contributo migliore e infatti ho fatto più danno di lei. Cioè, comunque l'importante è quello, cioè ci sta che perdiate, ci sta che